Ciao a tutti, fan di Detective Conan, e benvenuti in questo nuovo video. È da tipo un mese che non faccio video, però sì, perché sono stato molto impegnato, sono stato anche in campo scuola, però ora ho qualcosa di fantastico. Non so se vedrete questo video di giovedì o venerdì, però in questi 2 giorni lo vedrete sicuro. Perché ho una cosa molto speciale tra le mani. In realtà tra le mani non ho niente. Ah, il cappello di Pikachu innanzitutto ho comprato in Polonia. Pika Pika. Però non sono qua per parlare di Pokémon, ma di Detective Conan. Ok. Prendo. Ho qualcosa tra le mani che vi farà raggelare il sangue. No, ok, lo smetto. E ora farò l'unboxing di questo pacco e vediamo se indovinate cos'è. Magari scrivete nei commenti prima di vederlo. Poi ditemi se vi piace. E questo non è solo un unboxing, perché non è che faccio unboxing, faccio vedere quello che è e poi vado via e finita lì. No, questo è l'inizio di qualcosa di molto grande. Ma bando alle ciance, iniziamo. Allora, ovviamente stavo mangiando. Allora, mia madre riceve una telefonata. Dice: pronto? Chi è? È un numero che non conoscevamo. Allora io sentivo, d'altra parte, sentiva il postino. Io mi sono alzato da tavola, sono andato subito, che abito tipo al secondo piano. Sono andato subito e sono sceso per scale senza nemmeno il portafoglio, mi sono scordato per prendere questo direttamente dal Giappone. E ci ho voluto tipo mezzo mese per arrivare, doveva arrivare il 3 aprile. E quindi niente, ora lo andremo a spacchettare tutti insieme. Io so cosa c'è dentro. Voi no, ovviamente, vabbè, perché l'ho ordinato, quindi vabbè, vado. La carta che fa crack crack. Comunque ho scoperto in Polonia non c'è Detective Conan, questo sarà molto triste. Volevo un souvenir polacco, però va bene, ho comprato una calamita e una tazza. Allora, andiamo a vedere. Questa è la fattura. Allora, e sicuro io sono impaziente quanto voi che state vedendo questo video. Sono impaziente di aprirlo, perché ora alle 3 ho un impegno. Se no facevo subito un video su questa cosa che c'è qua dentro. E invece devo prima procurarmi un'altra cosa. Poi quando torno a casa c'è un video. E con quella cosa che mi sono procurato è questa. Perché questa è... Oh, rullo di tamburo. Ci sono messi 3 ore ad aprirlo, già siamo a 2 minuti. Un attimo, che se parlo... Io non so fa dove sono... No, scherzo, scherzo. Non vorrei rovinare troppo. Sta aprendo. Sto morendo dall'eccitazione. Ah, stavo mangiando tranquillamente il mio pezzo di formaggio, ricevo la telefonata. E c'è questa cosa. Pronto il postino, scendo giù. Mamma mia. Tipo Usain Bolt da velocità. Momento scopo. No, scherzo. Oh, e dai. Cioè, non lo voglio fare. Però così, a me non vedete. Io non l'ho aperto il pacco, quindi magari potrebbe essere anche qualche altra cosa. No, no, non ho ordinato solo questa cosa. E dai. Aspettate. Voi non state vedendo niente, però. Ok. No, non ho scambiato il pacco, ho solo girato per aprirlo meglio. No, già si vede qualcosa. Ok, già si vede qualcosa. Guardate, ammirate.
faccia di Conan già dice tutto. Tum, 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 tum. Tum 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 tum. Detective Conan, PlayStation 2, The Legacy of the British Empire. Guardate, se si vede, si deve vedere. Ah. Quella cosa, devo comprare il joystick per il PlayStation 2, perché la PlayStation 2 ce l'ho ma non trovo il joystick. Però andremo a fare una cosa nel momento, in questo momento. Ma alle 3 c'è un impegno. Però potremmo provare se funziona sulla PS4. Se non funziona, non so se pubblicherò questo video a parte. E poi alle 3 vado a fare quell'impegno. E poi quando torno registro un episodio. O metto insieme l'episodio. Cioè lo unboxing con l'episodio. Secondo me è meglio, per farmi morire dalla curiosità, meglio che pubblico subito questo unboxing e poi andremo a giocarci, perché ora non posso, sia perché ho l'impegno sia perché, però almeno vediamo se funziona sulla PlayStation 4 con la retrocompatibilità. Adesso scopriamo le bollicine. Che rilassazione. Costato pure abbastanza poco. Muove parte? Ok. Ah, guardate che bello. Non... Ah, questo non mi sono dimenticato di dirlo, importare dal Giappone, quindi farò un po' di fatica per leggerlo. Ma non fa niente perché abbiamo il nostro Google traduttore. Qua c'è scritto Conan. Ok, c'è scritto Conan, questo. C'è scritto le avventure del mitico Detective Conan. No, scherzo. Chissà cosa c'è scritto. Poi andremo a vedere. Mi na mi no ko to ko to ni yomikae ru ima reshima in Ren. È tutto quello che so leggere, perché Conan, questo katakana, non mi ricordo il katakana. Do de shin se shinso shin shinso non è nemmeno questo, però shinso kiwo. No, non so leggerlo. Comunque sì, andremo a vedere se funziona per il PlayStation 4. Ok, ho provato, per la PS4 non funziona. Vi risparmio la clip, ovviamente, dove provo sulla PS4, perché è inutile. E ci vediamo dopo, oppure domani, credo dopo, per il gameplay. Il primo episodio di questo gioco, se comunque trovo il joystick, controller se lo trovo, credo di sì, vero? Allora, vi saluto per questo breve video, è tutto, con questo grande ritorno, quindi lasciate un like per questo, per questa notizia, ossia il gioco, e commentate se siete felici, se non siete felici, se non vi frega niente, e iscrivetevi al canale e condividete il video con gli amici. Ora vi saluto, cari fan di Detective Conan, ciao ciao!